Assolutamente sì, Fondo Impresa Calabria, che è il fondo di formazione professionale costituito da Confindustria, CGIL e CISL GUIL, ha inteso promuovere questo ciclo di seminari in tutti i territori provinciali in maniera speculare al modello di un'industria Calabria, e lo ha fatto a maggior ragione a Catanzaro, che rappresenta la sede legale di Fondo Impresa Calabria. Lo fa nella piena consapevolezza che la formazione, la crescita delle competenze, l'aumento della professionalità dei dipendenti delle nostre imprese rappresenta una leva fondamentale per la crescita del territorio, uno sicuramente dei nodi di sviluppo per rilanciare l'economia e per cercare di colmare quel gap che caratterizza un po' il tessuto economico sociale della Calabria. Lo facciamo aggredendo positivamente tutte le opportunità che vengono offerte da questo fondo, utilizzando i bandi che sono già in essere. Abbiamo diverse tipologie di bandi che consentono a tutte le imprese, nelle loro diverse specificità, di cogliere una serie di opportunità. Un bando che consente di sfruttare occasioni relativamente a cassa integrazione e ai contratti di solidarietà. Un bando che consente invece interessanti opportunità per quanto concerne la formazione a catalogo. Un altro bando che invece consente di cogliere importanti opportunità relativamente alla formazione, che è quella specifica delle aziende rispetto ai fabbisogni professionali che possono essere individuati e analizzati. Sì, diciamo che questo è un fondo ormai costituito da parecchi anni, un fondo che ha un'attività molto consolidata, soprattutto c'è questo rapporto di CGIL, CISL e GUIL e di Confindustria che si è rafforzato negli anni, che ha consentito a moltissime imprese di poter attingere a delle risorse congrue, cospicue e molto importanti per fare la formazione continua dei lavoratori e quindi, come dire, raccogliere al meglio le sfide di questa dimensione globale che è in atto nel sistema produttivo italiano e internazionale. Diciamo.